Buonasera a tutti. Il 16 aprile si è conclusa la sessione primaverile di laurea in fisioterapia dell'Università degli Studi di Genova. Anche il polo formativo della Spezia ha partecipato con alcuni candidati. Gli studenti, i membri della commissione e i relatori delle tesi si sono collegati a distanza per permettere lo svolgimento dell'esame di Stato e proclamare i nuovi laureati. Oggi, per la rubrica Vi racconto la mia tesi, vi presento una neolaureata del polo formativo di La Spezia, Elena Moretti, che ci racconterà l'elaborato della sua tesi. Colgo l'occasione per ringraziare Elena per avermi scelto come sua relatrice e per augurarle un futuro lavorativo ricco di soddisfazioni. Salve a tutti, oggi vi racconto la mia tesi. Io sono Elena Moretti e ho frequentato il corso di laurea in fisioterapia all'Università di Genova, presso il polo formativo di La Spezia. La mia tesi è incentrata sulle patologie della cuffia dei rotatori, in particolar modo sul ruolo della riabilitazione dopo intervento di riparazione della cuffia. Possiamo dire che la mia tesi è stata suddivisa in due parti. Nella prima parte ho voluto ripercorrere quelle che sono le nozioni anatomiche, biomeccaniche e eziologiche delle patologie della cuffia dei rotatori, mentre nella seconda parte ho condotto una ricerca bibliografica nelle principali banche dati biomediche con lo scopo di confrontare le indicazioni riabilitative post-operatorie proposte nei diversi protocolli. Le lesioni della cuffia dei rotatori rappresentano una delle più frequenti patologie tendinee. Le cause possono essere traumatiche acute, ma più frequentemente sono l'espressione di un processo degenerativo a carico di uno o più tendini. L'incidenza di questo tipo di patologie varia dal 5% al 40% e naturalmente la prevalenza aumenta con l'età, fino ad arrivare a un 51% nei soggetti con età superiore a 80 anni. La raccolta della storia clinica è estremamente importante nella diagnostica delle patologie della spalla. Infatti, un'anamnesi completa e un buon esame obiettivo, che prevede al suo interno anche la somministrazione di test specifici, consentono di distinguere fra forme traumatiche, degenerative, infiammatorie o secondarie ad altre patologie. Il trattamento è mirato alla riduzione della sintomatologia algica e al miglioramento o recupero della funzionalità dell'arto superiore. A tale scopo poi esistono varie opzioni di trattamento, che spaziano da interventi tipo conservativo a interventi chirurgici. Ovviamente i fattori che influenzeranno principalmente questa scelta saranno l'età del paziente, le esigenze funzionali, la sintomatologia dolorosa e il tipo di lesione. Dai risultati della ricerca che ho condotto nella seconda parte della tesi, sono stati individuati quattro studi scientifici che rispondevano perfettamente ai quesiti di ricerca. Infatti, tutti e quattro gli articoli riguardavano la comparazione di protocolli riabilitativi, uno precoce e uno tardivo, nella riabilitazione post-chirurgica della cuffia dei rotatori. E tutti e quattro gli articoli presentavano proprio uno studio condotto su persone. La domanda principale della ricerca è stata: aspettare i tempi di guarigione dei tessuti per evitare stress alla struttura in via di riparazione, coscienti poi di dover intervenire successivamente sulle sequele dell'immobilizzazione, oppure sottoporre tessuti in corso di rigenerazione a carichi progressivi e proporzionali alla loro resistenza? Dai risultati della ricerca possiamo dire che dolore, articolarità, forza muscolare e funzionalità dell'arto superiore migliorano con il trattamento riabilitativo, indipendentemente dal tipo di protocollo scelto. Tuttavia, è importante sottolineare che i risultati della ricerca sono fortemente limitati dal ristretto campione che è stato preso in considerazione da ogni studio. Concludo dicendo che sarebbe importante quindi in futuro condurre ulteriori ricerche su campioni di popolazione più ampi per confermare questi risultati e per incentivare lo sviluppo di specifici protocolli riabilitativi. Salve, sono Loretta Carturan, fisioterapista e presidente del gruppo di interesse specialistico di fisioterapia pediatrica dell'Associazione Italiana Fisioterapisti AIFI. Grazie ad AIFI Channel, oggi vi posso presentare una tesi molto interessante di una collega, Maria Lorenzon, che ha messo in evidenza l'importanza del ruolo del fisioterapista nella valutazione e nella prevenzione del disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria in età evolutiva.
Maria si è laureata nel 2017 presso l'Università degli Studi di Padova con sede a Conegliano Veneto. La sua relatrice, Maria Grazia Lunardelli, è anche la nostra referente regionale del GIS Fisioterapia Pediatrica. La tesi è una tesi molto interessante perché mette in evidenza quanto sia importante la collaborazione della nostra figura con le scuole, con le famiglie e anche quanto sarebbe importante questa collaborazione allargarla anche nell'ambito sportivo dei bambini. Molto spesso abbiamo a che fare con bambini seguiti dai servizi territoriali per motivi di comportamento, di linguaggio, di situazioni motorie un po' particolari e grazie quindi anche all'utilizzo di test che negli ultimi anni, insomma, ci permettono di valutare meglio, al meglio questi bambini, riusciamo anche ad orientare sempre più gli obiettivi di riabilitazione e abilitazione di questi bambini che molto spesso non vengono visti precocemente. La tesi è stata sviluppata nella collaborazione con una scuola della provincia di Treviso e vediamo assieme quindi quali sono i risultati che ha portato questo tipo di progetto e di lavoro. Buon ascolto e grazie ancora a tutti. Se avete interesse ad avere ulteriori informazioni su questo progetto, potete mettervi in contatto con noi all'indirizzo mail gispediatrico@gmail.com. Buon ascolto e alla prossima. Arrivederci. Buongiorno a tutti, sono Maria Lorenzon, mi sono laureata presso il corso di laurea in fisioterapia dell'Università degli Studi di Padova, presso la sede di Conegliano. Ringrazio AIFI per la possibilità di raccontarvi la mia tesi, ringrazio la mia relatrice, la dottoressa Lunardelli Maria Grazia, e vi racconto ora la mia tesi dal titolo Ruolo del fisioterapista nella prevenzione del disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria in età evolutiva, realizzazione del progetto Coordinati in una scuola primaria. Questo lavoro di tesi si prefiggeva l'obiettivo di verificare il ruolo del fisioterapista nella prevenzione ed individuazione del disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria nella scuola primaria. In Italia il DCD è pressoché sconosciuto e molto spesso considerato poco importante, ma se non preso in carico nei tempi e nei modi adeguati può avere delle ricadute nella vita del bambino, poiché potrà influire negativamente sul suo percorso di apprendimento, sulla sua vita sociale e sul suo modo di porsi nelle varie attività del tempo libero e della routine quotidiana. Il progetto Coordinati è nato per creare il contesto in cui inserire proficuamente la figura del fisioterapista all'interno della scuola, permettendogli di lavorare a stretto contatto con bambini, insegnanti e genitori. Che cos'è il DCD? Il disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria è un ritardo nello sviluppo delle capacità motorie, è una difficoltà nel coordinare i movimenti e comporta l'impossibilità del bambino di svolgere le attività quotidiane. Inoltre, la disabilità del DCD persiste per tutta la vita del soggetto con problemi emotivo-relazionali e nell'apprendimento. La prevalenza del DCD è stimata intorno al 5-6%. In accordo con le linee guida, il DCD deve essere diagnosticato da un team multidisciplinare di professionisti qualificati, come evidenziato nel riquadro di sinistra. Nel profilo professionale del fisioterapista viene sottolineato come egli svolga in via autonoma o in collaborazione con le altre figure sanitarie gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità. Questo ruolo è messo in evidenza anche nel core competence del fisioterapista pediatrico, che riporta come egli possa svolgere interventi di promozione di salute e prevenzione primaria di competenza fisioterapica con genitori, adolescenti e bambini nelle strutture educative e scolastiche. Nelle linee guida viene esplicitato anche che l'esercizio regolare è essenziale per l'apprendimento motorio, quindi per il successo del trattamento risulta fondamentale il supporto dei genitori, degli insegnanti e di tutte le persone che sono importanti nella vita del bambino. Passiamo ora a vedere le fasi del progetto che è iniziato in dicembre 2016 con la ricerca bibliografica svolta nelle principali banche dati, da cui sono stati selezionati 25 articoli full text, come mostra la flowchart qui riportata. Siamo passati poi alla definizione del progetto Coordinati.
È stata scelta la scuola primaria di Gaiarine e selezionate le classi prima e seconde. Dopo aver ricevuto il consenso di insegnanti, di classe e genitori, ho valutato tutti i bambini aderenti al progetto con il Movement ABC Test, che è uno strumento validato, standardizzato e riconosciuto a livello mondiale. Le tipologie di compito previste nelle prove del test, differenti per ogni fascia d'età, sono destrezza manuale, abilità con la palla, equilibrio statico e dinamico, prove somministrate a ciascun bambino singolarmente e sotto forma di gioco. Sono stati valutati in tutto 65 bambini appartenenti alle classi prima e seconde. È seguita poi, a partire da marzo 2017, una fase di esercitazione pratica della durata di 3 mesi, in cui è stato consegnato alle insegnanti un opuscolo contenente degli esercizi specifici e mirati per sviluppare le abilità motorie dei bambini, risultate carenti nella prima valutazione, da fare durante l'ora di educazione fisica. In questa fase ho partecipato in prima persona a qualche lezione per verificare che il programma consegnato fosse efficace e di facile esecuzione. Durante questi incontri ho potuto constatare con le insegnanti che l'esercizio in palestra per alcuni bambini non era sufficiente, per cui ho preparato e fornito loro dei giochini, riportati nella foto in alto a destra, per sviluppare le abilità manuali anche in aula. Ad aprile ho preso parte al convegno Il disturbo della coordinazione motoria, tenutosi a Padova ed avente come relatrici la dottoressa Anderson, autrice del Movement ABC, e la dottoressa Zoia, massima esperta in Italia di questo disturbo. In questa sede è stato più volte ribadito come sia fondamentale la collaborazione con le scuole e gli ambienti sportivi. Tra fine maggio e inizio giugno si sono svolte le valutazioni finali, sempre con l'utilizzo del Movement ABC Test. Si sono consegnati i questionari di valutazione del progetto alle insegnanti coinvolte e i rimandi con i risultati delle valutazioni ai genitori, corredati per i bambini risultati a rischio o borderline, di suggerimenti di attività da svolgere a casa durante l'estate. Questi grafici mostrano la distribuzione dei punteggi ottenuti dai bambini nella valutazione iniziale e in quella finale. Come si può notare dal grafico qui riportato, nelle valutazioni iniziali 9 bambini hanno ottenuto un punteggio pari o al di sotto del quinto percentile, quindi aventi un problema motorio, con forte rischio di DCD. 5 bambini un punteggio borderline tra il quinto e il quindicesimo percentile, per cui aventi un problema motorio minore, ma da monitorare nel tempo, e 51 bambini che invece hanno ottenuto punteggi al di sopra del quindicesimo percentile e perciò rientranti nella normalità. Per quanto riguarda invece le valutazioni finali, si sono rilevati 4 bambini con punteggio a rischio, 3 bambini con punteggio borderline e 58 bambini rientranti nei range di normalità. Dai risultati dei questionari consegnati alle insegnanti è risultato che il fisioterapista è di grande aiuto per monitorare lo sviluppo motorio dei bambini nell'ambiente scolastico. È utile per aiutare quelli che manifestano già delle marcate difficoltà e può fornire una formazione che dà una qualità in più al loro insegnamento. Per quanto riguarda invece il progetto Coordinati, è risultata un'esperienza positiva con un ottimo coinvolgimento da parte dei bambini e molto utili sono stati gli esercizi forniti. Alla luce dei dati raccolti nell'arco di tutto il progetto ci sono stati dei netti miglioramenti nei risultati ottenuti dai bambini al Movement ABC, soprattutto per quanto riguarda i bambini che alla prima valutazione erano risultati a rischio borderline. Perciò, da questo studio emerge come il fisioterapista sia una figura utile all'interno dell'ambiente scolastico, non ai fini di fare una diagnosi, ma per interpretare i dati raccolti da una valutazione oggettiva e da una raccolta di informazioni soggettive e operare un primo screening. Un limite di questo studio è stato non parlare di persona con le famiglie dei bambini, anche se comunque ho dato loro la possibilità di contattarmi per avere ulteriori informazioni. Un altro limite è stato non riuscire ad adattare e modificare gli esercizi forniti alle insegnanti in base alle specifiche esigenze di ciascuna classe per mancanza di tempo. Come prospettive future di ricerca, sottolineo la possibilità di poter seguire anche nel lungo termine i bambini valutati, al fine di avere un follow-up anche a distanza di tempo, poter ampliare la popolazione comprendendo anche l'ultima classe della scuola dell'infanzia
e ricercare le attività sportive, basandosi su evidenze scientifiche, che il bambino con problemi di coordinazione motoria può fare ai fini di potersi divertire con gli amici e allo stesso tempo allenare le sue abilità. Salve a tutti, sono Filippo Maselli, presidente nazionale del gruppo di terapia manuale fisioterapia muscoloscheletrica di AIFI, nonché docente presso il Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici dell'Università degli Studi di Genova presso il campus di Savona. Quest'oggi, insieme al progetto AIFI Channel, nella sezione specifica Vi racconto la mia tesi, vi presento la tesi del collega Lorenzo Galardini. Lorenzo ha sviluppato una revisione sistematica della letteratura con la quale ha indagato l'accuratezza diagnostica e l'affidabilità dei test neurodinamici. Il suo relatore di tesi è stato il collega Tiziano Innocenti, anch'egli docente presso il Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici dell'Università degli Studi di Genova. Ringrazio Lorenzo per il sostegno a questo progetto e vi auguro buon ascolto. Ciao a tutti, sono Lorenzo Galardini, ho 31 anni, ho studiato presso l'Università degli Studi di Firenze il corso laurea triennale, concluso nel 2012. Attualmente sto frequentando il corso laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Vorrei parlarvi oggi della mia tesi del Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici dell'Università degli Studi di Genova, concluso nel 2018. L'accuratezza diagnostica e l'affidabilità dei test neurodinamici, una revisione sistematica della letteratura. L'idea di questa tesi è nata dal collega e docente presso lo stesso master, il dottor Tiziano Innocenti, con il quale ho avuto il piacere di affrontare un argomento secondo noi molto utile per la pratica clinica del fisioterapista. I test neurodinamici vengono comunemente utilizzati insieme all'esame neurologico per valutare la meccanosensibilità del sistema nervoso e a fronte di un sempre più ampio utilizzo diventa importante possedere elementi di conoscenza rispetto alle caratteristiche fondamentali dei test. L'obiettivo della tesi è quello di indagare l'accuratezza diagnostica e l'affidabilità dei test neurodinamici utilizzati per valutare pazienti con dolore nervo-correlato di origine neuropatica periferica o radicolare. Sono costituiti da movimenti degli arti e/o del tronco con lo scopo di mobilizzare il più selettivamente possibile il sistema nervoso stesso. Sono considerati positivi se i sintomi del paziente possono essere riprodotti e se gli stessi possono essere modificati dalla differenziazione strutturale. Questa revisione della letteratura è stata redatta utilizzando le linee guida Prisma Checklist e è stato prodotto un protocollo di revisione a priori. Per condurre la ricerca è stato utilizzato l'acronimo PICO, sono state utilizzate le fonti Medline tramite PubMed e Scopus e la ricerca è stata eseguita fino a gennaio 2018. Sono stati inclusi nella ricerca gli studi cross-sectional in lingua inglese e italiano, gli studi riguardanti pazienti uomini e donne adulti con dolore nervo-correlato di origine neuropatica periferica o radicolare, con compressione della radice nervosa con nerve entrapment. Sono stati esclusi studi in cui l'abstract non risulta disponibile, studi in cui i partecipanti sono stati precedentemente sottoposti a chirurgia. Le stringhe di ricerca hanno individuato un totale di 3.501 record. Sono stati per prima cosa esclusi gli articoli duplicati e quelli in cui non era disponibile l'abstract. In seguito è stata fatta una selezione per titolo e argomento e sono stati esclusi quelli che non mostravano attinenza al quesito di ricerca. Per concludere è stata fatta una selezione tramite lettura del full text degli articoli rimanenti fino a ottenere quelli su cui è stata sviluppata la revisione. Una volta selezionati gli studi, i dati sono stati analizzati ed estratti per quanto riguarda le caratteristiche dei partecipanti, criteri di selezione per l'accuratezza diagnostica, che viene definita come la capacità di un test di fornire risposte precise, esatte e riproducibili e permette di quantificare l'abilità dell'esaminatore nell'ottenere una misurazione identica durante esecuzioni separate dello stesso test e l'abilità di più esaminatori nel conseguire risultati identici. È stata studiata attraverso il coefficiente K, il coefficiente di correlazione intraclasse ICC e il coefficiente di correlazione di Pearson R. Successivamente è stata studiata l'affidabilità, definita come la capacità di discriminare tra pazienti con e senza una patologia specifica. È data dalla determinazione del grado di concordanza tra il test clinico e il gold standard. Questa è stata studiata attraverso la sensibilità, la specificità, il valore predittivo positivo, il valore predittivo negativo e il likelihood ratio. È stato studiato il rischio di bias tramite la scala QADAS2, la qualità degli studi di accuratezza diagnostica, e i bias a cui risultano essere maggiormente esposti riguardano il flusso e il timing. Per
Questo potrebbe essere dovuto a un non adeguato intervallo temporale tra l'esecuzione del test in studio e lo standard di riferimento. La scala Karel è stata utilizzata per gli studi di affidabilità e dal punto di vista metodologico il bias che sembra essere maggiormente presente riguarda il blinding. Questo perché gli autori non riportano in modo chiaro le procedure riguardanti pazienti e fisioterapisti. Tutti i risultati relativi ai bias sono stati sintetizzati in grafici attraverso il software Review Manager 5.3. In conclusione, dall'analisi dei risultati ottenuti degli studi selezionati di questa revisione, si evince che l'accuratezza diagnostica per i test analizzati risulta essere scarsa a moderata, l'affidabilità intraesaminatore risulta essere relativamente buona, mentre qualche incertezza si riscontra nell'affidabilità interesaminatore. I risultati devono essere tenuti in considerazione e correlati con gli alti rischi di bias riscontrati. Ciò rende difficile un'interpretazione e una generalizzazione. Per quanto riguarda la pratica clinica, possiamo affermare che i test neurodinamici sono utilizzati per svolgere un esame clinico e di conseguenza fare una diagnosi differenziale sia per quanto riguarda l'arto superiore che l'arto inferiore. Non possono essere usati in maniera isolata per arrivare alla diagnosi, ma deve essere incluso in un ampio contesto valutativo. Nel soggetto patologico la risposta positiva al test può non essere data solo dalla riproduzione del sintomo, ma è necessario considerare l'aspetto multidimensionale del dolore stesso. Quindi costituiscono una procedura complementare alla storia e all'esame fisico per l'identificazione precoce di determinate patologie e sono da utilizzare in ambito di una valutazione multidimensionale. Vorrei ringraziare tutti i colleghi per l'attenzione, il relatore della tesi, dottor Tiziano Innocenti, il Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici dell'Università di Genova, AIFI e il gruppo di terapia manuale GTM. Grazie a tutti.